tante case qui, mettono tutti i brividi. Io scelgo quella dall'altra parte della strada. Oh, oh, stai attento, scemo! Oh. Ma che... Ehi, scusi per... ma... Quarant'anni fa, la notte di Halloween, Michael Myers ha ucciso 3 persone. Dopo quella spaventosa notte, è stato rimandato all'istituto dove ora è rinchiuso. Pregato ogni notte che scappasse. E per quale cavolo di motivo? Per poterlo uccidere. Il bus ha avuto un incidente. Michael Myers è scappato. Tornerà a Haddonfield, a casa sua. Devo proteggere la mia famiglia. Non hai nessun impianto di sicurezza, Karen. Mamma, hai bisogno d'aiuto. Il male esiste. C'è una ragione per cui dobbiamo aver paura di questa notte. È da tanto che mi preparo per questo momento. Non è sicuro girare per strada stanotte. Via di qui, andate a casa, correte dentro! Michael! È qui. È un assassino, ma sarà ucciso lui stanotte. Aiuto! Felice Halloween, Michael. Quali sono i film horror che hanno fatto i maggiori incassi globali di sempre? Lo sapete? Ve lo dico io con una top 10. Allora, al primo posto c'è un film del 2017 di Andre Muschietti. It, sì, un successone proprio, non c'è niente da dire. Poi lo segue al secondo posto un film del 2007, I'm Legend, con Will Smith. Il terzo posto invece se lo aggiudica Lo Squalo. Mitico film del 75 di Steven Spielberg che da sempre rovina le vacanze al mare di tutti noi. Poi al quarto posto c'è un film veramente cult del 1973, L'Esorcista di William Friedkin, terrore degli anni 70. Poi al quinto posto dal 2001 c'è Hannibal con Anthony Hopkins, bravissimo nei panni ovviamente del dottor Lecter. Poi al sesto posto c'è A Quiet Place, successo recente del 2018 di Krasinski con protagonista Emily Blunt. Poi al settimo posto del 2013 c'è The Conjuring, raccapricciante, con Vera Farmiga. E poi all'ottavo posto c'è The Conjuring 2 del 2016, il seguito, il caso Enfield, sempre con Vera Farmiga. E al nono posto c'è Annabelle Creation del 2017, che ha guadagnato molto. E infine chiude questa classifica Resident Evil Afterlife del 2010. Bene, cosa ne pensate di questa classifica? Siete d'accordo oppure no, per niente? Fatemelo sapere, scrivetelo nei commenti, che leggo ovviamente.